Allora, buongiorno Katia, questa protesta di oggi, questa priorità alla scuola è un modo per ribadire, e ci sono anche molti studenti, Certo. che si vuole ritornare in classe, in presenza. Vogliamo ritornare in classe, ma in sicurezza. Chiediamo che il recovery fund sia un recovery fund destinato alla scuola, che prenda, che investa nella scuola, che dia priorità alla scuola. Chiediamo stop alle classi troppo numerosi, stop agli autobus e ai treni pollaio, alla precarizzazione del sistema scolastico. Chiediamo una scuola inclusiva che investa nell'edilizia scolastica, per una scuola aperta e sicura, e che si faccia qualcosa per la scuola, perché fino ad ora si è solo e unicamente adottata la chiusura della scuola come soluzione. Adesso è ora di investire Si nella scuola. tornerà a scuola dopo Pasqua? Noi ce l'auguriamo, però ci auguriamo anche di non essere dimenticati. Aprire per poi chiudere subito dopo non ci va bene. Vogliamo aprire, vogliamo una scuola mai più chiusa, però. Aprire e restare aperti Restare fino. aperti, sì. Per questo dobbiamo recuperiamo la scuola, dobbiamo amare, e recovery è importantissimo. Bisogna finalmente investire nella scuola, non basta chiuderla. Nel momento in cui è chiusa, bisogna fare degli investimenti affinché la si renda sicura, per permettere ai ragazzi di andare a scuola e investire anche nei trasporti per far Sì, questo. fino a qualche anno fa un cartello così sarebbe stato quasi utopistico, adesso Esatto. c'è anche uno che dice vogliamo tornare sui banchi di scuola. Qualche anno fa magari uno voleva. Sarebbe stato Esatto, impensabile, impensabile. No, è una perché. battuta, è chiaro. No, ma è vero, il problema è proprio questo, perché non si tiene conto della salute mentale dei ragazzi. I ragazzi di UDS hanno, che sono qui e sostengono questo progetto, chiedono a viva voce che la scuola venga riaperta, perché non ce la fanno più, la loro socialità è pari a zero, loro così non imparano niente e la scuola è esperienza. Ci avete portato via tante cose, l'istruzione però non è tra queste. Non siamo noi la causa. Quindi vuoi tornare a scuola? Sì, assolutamente, ci voglio restare. Viola, tu rappresenti l'Unione degli Studenti di Como, che chiede a gran voce, mi pare, di ritornare in classe. Noi chiediamo di ritornare in classe, ma soprattutto chiediamo che il sistema venga cambiato, perché il sistema scolastico italiano, per come è fatto adesso, non garantisce la salute mentale dello studente, non garantisce il reale apprendimento delle conoscenze, delle nozioni. Di conseguenza chiediamo una vera e propria riforma scolastica. A partire infatti da questi mesi stiamo lanciando un progetto che si chiama Cantiere Scuola, in cui gli studenti costruiranno la scuola che vogliono, costruendo un vero e proprio manifesto scolastico nel quale spiegheranno che cosa vogliono cambiare.